Radio UCI. Ehi, come va? Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nel video di oggi, video lampo, valanga di pagamenti in arrivo. Assegno temporaneo, sblocco domande. Reddito di emergenza. Reddito di cittadinanza, anticipi e ricarica quadrupla. Ma prima di cominciare, se hai domande scrivile nei commenti. Se apprezzi il nostro lavoro di approfondimento quotidiano, metti un like. E se vuoi saperne ogni giorno di più su fisco, previdenza e agricoltura, torna a trovarci anche domani. Oppure valuta l'idea di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun aggiornamento. Poi, se ti va, iscriviti anche al nostro secondo canale Redazione Radio UCI. E ora possiamo dare il via al nostro appuntamento di oggi parlando della valanga di pagamenti in arrivo. Cominciamo dall'assegno temporaneo, per cui oggi, 4 ottobre, sono previsti nuovi accrediti per la prestazione a domanda riferiti al mese di luglio per alcuni beneficiari che erano ancora in attesa della prima rata. Poi, a partire da domani, 5 ottobre, dovrebbero cominciare ad apparire le disposizioni di pagamento, sempre riferite a luglio, per le circa 180.000 domande che erano bloccate per le ulteriori verifiche sulla questione ANF. In più, verso metà mese sono previste anche le elaborazioni relative alle domande di assegno temporaneo integrate su RDC per i beneficiari che allo stesso modo erano ancora in attesa. Poi ti ricordo anche che le rate di agosto dell'assegno temporaneo su RDC per chi ha già ricevuto luglio sono previste ugualmente per metà mese, mentre quelle relative a settembre dovrebbero arrivare per la fine di ottobre. E a tale riguardo ci tengo a ribadire un concetto. Le ricariche quadruple di RDC di ottobre, questi soldi che piovono dal cielo, non sono altro che le integrazioni dell'assegno temporaneo, appunto, sulla card, aggiunte alle due finestre di ricarica tipiche della prestazione, cioè quelle di metà mese per le prime domande e rinnovi e quella standard di fine mese. Quindi no, non spettano a tutti e non sono bontà divina che piove dal cielo. Le novità però non finiscono qui. Infatti, sempre in tema di ricariche, al momento non si sa ancora con certezza se l'anticipo delle ricariche dal 15 al 10 per la prima finestra e dal 27 al 20 diventerà standard o si è trattato di un'eccezione. INPS stessa sui social ha suggerito l'ipotesi per cui l'anticipo delle ricariche possa toccare soltanto ai cittadini che devono ricevere l'assegno temporaneo, ma in tutta onestà non crediamo sia una buona soluzione, se non altro perché creerebbe comunque un po' di disparità tra i cittadini, senza considerare che le elaborazioni vengono effettuate per tutti, quindi se deve esserci l'anticipo è più probabile che ci sarà per tutti i percettori di reddito di cittadinanza. In ultimo, e lo sappiamo benissimo, dal 7 ottobre cominceranno i pagamenti della terza rata su 4 del reddito di emergenza, riferita al mese di agosto. E l'anticipo, si fa per dire, nelle tempistiche di questa rata ci fa ben sperare anche per la quarta. Detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se hai domande, scrivile nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Radio UCI.